furiously circle crash face forward again and again. I can see the sun. I cannot see its area, though I inspect its surface. All else is dark, and that way is light. The faintest leak of air tells me that way is home. So I flail and beat against that which I cannot see. Circle and crash face forward again and again. I can see the sun. I cannot see a barrier, though I inspect its surface. Amici del TAM, eccoci al termine del quarto di finale Champions tra Real Madrid e Villarreal. Vittoria del Real Madrid col punteggio di 5-2. Siamo qui con uno dei protagonisti del match, Davide Conte. Allora Davide, era una partita dentro fuori contro un avversario che avevate già incontrato nel girone. Una partita combattuta, avete preso il largo nel secondo tempo sul 4-2 e poi avete controllato fino alla fine. Chiedo un commento su questa bella vittoria. Sì, siamo riusciti a prendere il largo, poi il secondo tempo loro ci hanno messo sotto, ci hanno pressato molto e noi in contropiede non siamo riusciti a concretizzare bene le azioni e alla fine abbiamo rischiato, però abbiamo chiuso i risultati e andiamo in semifinale. In semifinale andate ad affrontare, diciamo, i vincitori della Liga, che sono le Spagnol, hanno chiuso al primo posto. Che partita sarà e secondo te cosa serve per vincere? Beh, sicuramente sarà una partita molto difficile, però sono ben affiatati. Noi purtroppo nel girone abbiamo giocato sempre con effettivi diversi in mezzo al campo, quindi non siamo riusciti a trovare la giusta amalgama, però comunque siamo una buona squadra e ce la giochiamo e vediamo se riusciamo ad arrivare in finale. Ultima cosa, stasera abbiamo visto che hai realizzato, se non erro, 2 o 3 reti, hai fatto l'assist del 5-2, volevi fare una dedica a qualcuno di questa bella prestazione? Sì, ci tenevo a rientrare bene dopo l'infortunio, perché sono mancato quasi tutto il girone di ritorno e volevo dedicare la mia prestazione a Barbara, gli mando un bacio. Ok, grazie mille, ciao.
Siamo con Salvatore Lucci del Villarreal al termine della partita contro il Real Madrid. Allora Salvatore, avete vinto l'ottavo di finale contro il Valencia, un'ottima gara stasera, un'ottima prestazione, purtroppo pure arrivata la sconfitta contro il Real Madrid che già nel girone ha finito davanti a voi. Ti chiedo prima di tutto un commento su questa gara. Commento su questa gara? Ce l'abbiamo giocata fino all'ultimo, come diceva Davide Conte. Abbiamo dato un'ottima prestazione, dispiace che tutto il campionato, tutta la fase del torneo non ci siamo mai trovati con una squadra ben impostata come questa sera e come quella là della settimana scorsa. Loro giocano molto meglio di noi, perché queste sono le due partite che facciamo insieme e a dire la verità mi sento soddisfatto dei giocatori che stavamo in campo, partendo dal portiere all'ultimo che è uscito fuori campo. Ultima cosa te la chiedo a te, hai parlato un po' della una sorta di bilancio della squadra, tu personalmente sei soddisfatto di questo torneo, di come hai giocato, ti vuoi dare un voto, insomma dici tu qualcosa sulle tue prestazioni personali? Sulle mie prestazioni personali non sto tanto fisicamente bene, perché si vede, non è quel Salvatore di anni scorsi e quella di quest'anno. Purtroppo c'è un infortunio al ginocchio destro e quindi con quel poco di paura ci si entra sempre in campo. Ho capito, vabbè, grazie mille e complimenti per il tempo. Grazie a voi, grazie al TAM come sempre, un bocca al lupo a tutto lo staff. Ok, grazie, ciao. Buona serata.